ora prendiamo le due braccia e il corpo. Qui ho fatto 25 giri di in totale, ok? E adesso facciamo il 26esimo giro andando a unire anche le braccia. Quindi prendiamo un braccio e lo fissiamo, mettiamolo in un verso, ok? Io lo metterò adesso su questo verso qui e facciamo il giro andando poi ad agganciarci nelle maglie del braccio. Quindi facciamo un giro, uno, ok, qui vado ad agganciarmi, quindi prendo un lembo del braccio in questo modo e faccio una maglia bassa e poi prendo un altro punto e mi attacco sul punto successivo, così. Ok, in questo modo si renderà anche movibile e non si vede le cuciture. Facciamo però, io farò anche un terzo punto, così. Vediamo se riesco a tirarlo fuori, eccolo qua, così. Ecco fatto, vedete, non si vede la cucitura e il risultato è più pulito rispetto che al lavoro fatto con ago e filo. Benissimo, ora vediamo l'altro braccio, lo metteremo più o meno a questa altezza. Dovremmo, ok, prendiamo i nostri spilli e adesso agganciamolo, vediamo più o meno ad occhio intanto dove agganciarlo, qui, e poi contiamo le maglie. Così. E ora vediamo, 21 maglie di distanza dall'uno all'altro, ok? 21 maglie, quindi andiamo a lavorare 21 maglie. Eccoci qua, bene, e adesso andiamo a fissare il braccio, togliamo gli spilli e ora facciamo come prima, prendiamo qui i lembi, entriamo da una parte all'altra, tre punti d'unione. E il terzo punto è questo, ok, bene, e ora dovremmo avere altre 21 maglie da lavorare, vediamo un po'. Ok, e siamo a 21 maglie, perfetto, in questo modo abbiamo agganciato le braccia al corpo. Ora dobbiamo fare il cambio colore per iniziare ad eseguire la testa. Quindi prendiamo il rosa e agganciamoci ora con il nuovo colore. Quindi prima di chiudere l'ultimo giro facciamo così, prendiamo il filo rosa, ci agganciamo e chiudiamo l'ultima maglia, perfetto. Ok, tagliamo il filo marrone prima di proseguire. Intanto mi porto dentro la coda, l'inizio anzi del rosa, e mi taglio il filo, quello marrone un pochino, e lo mettiamo dentro il lavoro, così. E ora con il rosa lavoriamo solo nell'asola posteriore e facciamo un giro di maglie basse. Ok, proseguite facendo un giro di maglie basse solo nell'asola posteriore. Ok, ora che abbiamo fatto il cambio colore, passiamo alla diminuzione. Facciamo adesso un giro di diminuzioni iniziando con 3 maglie basse. E poi la diminuzione. Ok, ora
Ora facciamo 6 maglie basse prima della diminuzione. Ripetiamo 6 maglie basse diminuzione per altre 4 volte. E terminiamo con 3 maglie basse. Totale dobbiamo avere 42 maglie basse. Ok, adesso facciamo un giro di sole maglie basse. E adesso continuiamo col giro di diminuzione. E ora facciamo 5 maglie basse prima della diminuzione. In totale dovrai avere 36 maglie basse. Bene, adesso facciamo un giro di sole maglie basse, quindi devono essere 36. Ok, ora facciamo altri 2 giri senza aumenti, quindi fate una maglia bassa in ogni maglia per 3 giri totali. Ecco fatto, questo è il giro, le 36 maglie senza aumenti. 3 giri svolti. Ora facciamo un altro giro di diminuzione. Iniziamo facendo 2 maglie basse, poi la diminuzione. Ok, ora facciamo, ripetiamo un ritmo 5 volte e il ritmo da ripetere è quello di 4 maglie basse prima della diminuzione. E lo ripetiamo 5 volte. E ora svolgiamo una maglia bassa nelle ultime 2 maglie. Perfetto, il totale di maglie saranno 30. Ok, ora facciamo un giro senza aumenti, quindi avremo 30 maglie totali. Bene, ora svolgiamo dei giri di diminuzione fino a chiudere il foro, però prima di farlo dobbiamo imbottirlo. Ok, prendiamo un bel po' di imbottitura. Io uso dell'imbottitura di un vecchio cuscino. Imbottiamolo per bene, poi spingiamo anche ai lati per vedere come viene fuori. E introduciamo così tanta imbottitura fino a che diventi abbastanza robusto e che abbia una forma bella compatta. Ok, possiamo anche lasciare intanto così e la testa la andiamo a imbottire una volta che abbiamo iniziato a finire i giri. Quindi adesso andiamo a fare un altro giro di diminuzione e facciamo questa volta 3 maglie basse tra una diminuzione e l'altra. Ecco fatto, saranno in totale 24 maglie basse. Ok, facciamo un'altra diminuzione, stavolta lavoriamo una maglia bassa e poi la diminuzione. E ora facciamo un ritmo di 2 maglie basse diminuzione per 5 volte. E terminiamo con una maglia bassa. Ok, continuiamo col giro di diminuzione. E stavolta facciamo una maglia bassa e una diminuzione ripetuto 6 volte. Ora finiamo di imbottire la testa
Tiriamo un po' l'asola così non ci sfugge e imbottiamolo un altro po'. Se il foro lo trovi troppo stretto, puoi farlo anche nel giro precedente. Cerchiamo di metterla anche ai lati. Ok, diamole un po' la forma. Ci siamo e ora possiamo chiudere il foro. Quindi facciamo 6 diminuzioni. Ok, ora facciamo una maglia bassissima nella maglia successiva per fissare il filo e lo tagliamo. Ora con il lago da chiacchierino che utilizzo io ad esempio per i dettagli o per cucire le parti, andiamo a nascondere il filo al suo interno. Possiamo anche stringere un po' di più le maglie se vogliamo, infilandoci nelle asole in questo modo per stringere ancora di più il foro, ma tanto poi con il cappellino che gli metteremo in testa non si vedrà neanche più. Ecco fatto. E lo facciamo uscire qui a lato dove è rosa. Così. E tagliamo. Ecco qui, ci siamo. Corpo e braccia fissate.